di numeri che però non sono numeri freddi, perché racchiudono poi emozioni. Prima ancora di quelli che hai lì davanti ce n'è uno che riguarda una situazione di classifica che naturalmente è stata corroborata, perché 6 punti, 2 vittorie da 3 punti sono importanti. Il secondo su cui riflettere, ed è frutto delle statistiche di questa sera, direi che è stato quello di aver indotto parecchio in errore le avversarie. E il terzo, la ricchezza realizzativa delle tue ragazze, cioè 5 doppia cifra non è male. E non credo che sia occasionale, più che altro. Sì, questo ti ringrazio di averlo fatto notare, perché l'ho sottolineato nel briefing di martedì. Mi sono soffermato molto sulla vittoria di Vallefoglia, definendo una vittoria di struttura, di architettura di gioco, quindi frutto del lavoro. Quindi non ho avuto bisogno di ricordare alle ragazze che non abbiamo fatto niente, che la partita di mercoledì è importante, che Busto è una squadra difficile, perché c'è una maturità già spiccata da questo punto di vista. Quindi il frutto del lavoro è la prestazione di squadra, ma il frutto del lavoro è anche portare a casa queste percentuali di attacco di squadra. Comunque alla fine abbiamo un 43% e ci ha durato 4 volte. Quindi è stata una partita ispirata in attacco, con delle scelte molto intelligenti, di grande esperienza nei momenti importanti della partita. Quindi un po' il lavoro, un po' l'esperienza che i giocatori ci hanno delineato. Su quello almeno non faccio fatica io, perché sono situazioni che risolvono loro, gli applausi si devono prendere tutti loro. Io un